Siamo testimoni del fatto che ogni qualvolta l'utente neofita inizia a lavorare con un'applicazione complessa, subisce una sorta di disorientamento causato dalla molteplicità dei comandi proposti dallo stesso software e dall'impatto visivo della sua disposizione grafica. In questa sessione esamineremo la nomenclatura della finestra principale dell'applicazione, suggerendo con specifici dettagli delle varie sezioni che la compongono un metodo per affrontare con maggiore intuizione l'uso di tale esuberanza di comandi e funzionalità che essa presenta. Vediamo perciò come si compone la finestra principale del software Microsoft Office Word 2007. In alto a sinistra troviamo il pulsante Office, alla sua destra la barra di accesso rapido, in alto la barra del titolo, in basso a sinistra la barra di stato, in basso a destra la barra dei strumenti di visualizzazione. Andiamo ora ad esaminare in dettaglio queste singole sezioni grafiche. Partiamo dal pulsante Office, che è situato in alto a sinistra della finestra dell'applicazione. Questo pulsante è una novità introdotta in questa versione del programma, ovvero la versione 2007, che sostituisce il comune menu File, presente nelle precedenti versioni di Word, attualmente comunque ripristinato nella versione 2010. Dal pulsante Office abbiamo accesso alle comuni funzioni di apertura, chiusura, registrazione, stampa, pubblicazione ed invio del documento. Esaminiamole singolarmente partendo dalla funzione Nuovo, la quale permette di accedere, dopo essere stata selezionata, ad una nuova finestra di controllo dove sono presenti dei modelli disponibili sia in locale, ovvero sul PC dove stiamo lavorando, ovvero già installati, sia sulla vasta libreria di contenuti di Office Online raggiungibile in internet per gli utenti della nostra applicazione. In questa libreria sono presenti delle ampie scelte di modelli relativi alle tipologie di documenti che si vogliono creare, come ad esempio le buste, le note spese, i fax, la carta intestata, i volantini, le fatture, le brochure, insomma tutto ciò che possa tornare utile in questo ambito. La funzione Nuovo permette di creare con la sua selezione un documento vuoto, pronto per poter essere editato e dal quale inizieremo direttamente a scrivere. I successivi comandi del pulsante Office che andremo ad esaminare sono i comandi Apri e Salva, dei quali sembra abbastanza facile intuirne la funzione, ovvero l'apertura di un documento file esistente e la sua registrazione sul vostro disco rigido nel percorso preferito. Ci soffermiamo qualche attimo sulla funzione Salva con nome, che offre una serie di opzioni come quella di salvare come modello il lavoro da voi creato, che sarà utile per le impostazioni di un successivo documento. Ciò vi permetterà, ad esempio, di salvare la formattazione o uno stile completo. Permette inoltre di salvare un documento da voi generato nei formati compatibili con le precedenti versioni del software Word, come ad esempio la versione 97 o 2003. Se non avete ancora visualizzato il video relativo alle informazioni sul file, vi invito a farlo ora, prima di proseguire nel capire come Office Word possa salvare e convertire il documento generato tramite altre opzioni del comando Salva con nome. Come dicevamo, la funzione Salva con nome permette di salvare il documento creato nel formato ODT, ovvero Open Document, che rende possibile l'apertura del file con l'applicazione di pubblico dominio relativa alla gestione del testo del software OpenOffice. Permette inoltre di convertire il formato del documento in altre tipologie, fra le quali il formato PDF o XPS. Per la spiegazione del formato PDF, vi invito a consultare nella sezione relativa del libro le informazioni inerenti a questo formato file, o semplicemente impostando una ricerca su internet. L'opzione Salva con nome, infine,
offre l'opzione di memorizzare il vostro lavoro in ulteriori tipologie di formati file, fra i quali troviamo il formato per le pagine web, il formato Works, il testo normale, il formato Open Document e il formato RTF. Questo formato è un formato libero da diritti compatibile con applicazioni gratuite. Bisogna comunque tenere presente che elaborando il vostro documento prima con il software Office Word, adattando stili e formattazioni personalizzate, è molto probabile che con la conversione il documento in altri formati, PDF escluso, perda parte di questa elaborazione, ovvero la sua formattazione. Quindi, pur potendo utilizzare il documento con altri software, saremo parzialmente penalizzati. Lo ripetiamo, questo discorso è riservato esclusivamente a quelle conversioni di formato di file che non siano il formato PDF. Infatti, tale formato conserva tutte le caratteristiche originali del documento editato, restituendo un file esattamente simile a quello originale creato da Word. Visitiamo ora, sempre dal pulsante Office, la sezione relativa alla stampa del vostro documento. Questa funzione si distingue attraverso tre funzionalità di operato. La prima è la stampa tramite le preferenze di selezione, ad esempio, della stampante da scegliere, del tipo di layout selezionato, sia verticale che orizzontale, delle pagine per foglio, il loro ordine della qualità della carta. È possibile inoltre impostare altre scelte come il numero delle pagine da stampare, la singola pagina corrente o un gruppo di esse, e possibile scegliere inoltre come disporre il vostro documento, se su una o più pagine per foglio, oppure adattarlo a diversi formati proposti dall'applicazione. Fascicolare e impostare inoltre la possibilità di stampa su file. L'altra modalità di operato è quella della stampa diretta senza passare da controlli e preferenze di gestione della funzione. L'ultima modalità è una modalità di simulazione della funzione che renderà a video ciò che dovrà essere stampato su carta, valutando così eventuali modifiche da apportare al documento dalla barra multifunzione proposta. Proseguiamo l'analisi dei comandi e funzioni del pulsante di Office esaminando il comando Prepara. La sezione relativa alla preparazione del documento offre un ampio parco di funzioni relazionate a questo argomento, che orbitano dalla sicurezza applicabile al vostro documento di lavoro fino alla creazione di un valido documento ai fini professionali. Esamineremo singolarmente queste 7 funzionalità nella seconda parte dedicata alla guida di Microsoft Office Word. Grazie per la vostra attenzione.